Si chiamava Caleb Schwab, era un bambino di soli 10 anni di età, il quale purtroppo è morto decapitato dallo scivolo più alto del mondo. C'è stato questo incidente devastante in un parco acquatico del Kansas City, negli Stati Uniti d'America. Il bimbo, il 7 agosto dell'anno 2016, è stato decapitato dopo essere volato ad una velocità piuttosto elevata da quella zattera del Verrucht. Lo scivolo più alto del mondo, del nostro pianeta Terra, dello Schlittleben Waterpark. Sono arrivate finalmente le condanne dei responsabili per quanto riguarda la morte del bambino in questione. Le persone scioccate hanno chiesto aiuto, hanno provato a fermare la madre per evitare che la donna vedesse una scena cruenta come questa. Ed ecco che finalmente, ripeto di nuovo, sono arrivati le condanne. Per la precisione sarebbero ben due le condanne ottenute, o meglio, arrivate. Però, per ovvi motivi di privacy, non vi posso rivelare di che condanne si tratta. Grazie a tutti, il video termina qua. Un saluto caro da Leonardo.